Bene raga, e ben ritrovati in un nuovo episodio su Minecraft. Come vi dicevo nell'altro episodio, oggi andremo ad esplorare il Nether. Però prima entriamo nel Nether, che così prendo un paio di materiali e ci sistemiamo tutta questa location attorno al portale. Andiamo. Eccoci qua. Io direi di restare qui in zona, che non perdiamo il portale. Prendiamo un paio di questa pietra, che non mi ricordo bene se si chiama pietra, infatti è roccia del Nether. Prendiamo anche questa robetta, che anche questa non mi ricordo come si chiama. Quarzo del Nether. Porca puttana. Boh, direi che per sistemarci il posticino dove abbiamo messo il Nether può bastare. Ritorniamo indietro. Eccoci qua. Andiamo a farci una dormita e dopodiché incominciamo a sistemare le location. Prendiamoci la nostra roccia, che vediamo come possiamo fare. Allora, io direi di andare a sostituire tutti questi blocchi con la roccia del Nether. Anche perché come erano messi mi piacevano un sacco. Tac. Facciamo anche il pavimento. Dopo ovviamente faremo anche delle scalette, qualcosa per arrivare più facilmente. Togliamo anche sta pietra. Penso proprio che comunque la stradina per arrivare la farò qui a lato. Intanto andiamo a sostituire qua sotto, al posto della pietra mettiamo la roccia del Nether. Non mi sembrano male cose. Vediamo dall'alto come si vede. Ma sì, dai, così non mi sembra male. In caso dopo vediamo come sistemare meglio. Secondo me comunque verrà una figata. Le scalette sinceramente le provo a lasciare in terra, che così è più naturale. Dopo in caso vediamo e sostituiamo di nuovo, insomma. Qua sopra invece vado a togliere sto cubo e facciamo una specie di copertura. Ok, sta facendo buio, andiamo a dormire, così mi prendo anche delle lanterne. Qui proviamo a mettere la lanterna anche qua sotto. Così mi piace già un po' di più.
Non sta venendo male, sinceramente, a me piace un tot. Qua dietro andiamo a sostituire tutto perché mi fa un po' cacare così. Qui rimetto terra normale e qui la stessa cosa come dall'altra parte. Mettiamo la roccia del Nether e un cubetto. No, questo lo togliamo. E un cubetto qua. Facciamo una cosa. Andiamo nel Nether e vediamo che altri materiali possiamo prendere. Ci prendiamo sti funghetti. Anche se sinceramente li possiamo prendere anche nel modo normale, fa niente insomma. Ecco, quello è un blocco che mi potrebbe servire. È un po' un casino però prenderlo. Io comunque per sicurezza, adesso non mi sto allontanando troppo dal portale, però per sicurezza mi sono portato dietro dei cubi di ossidiana in più, che mettiamo caso che non trovo più il portale, almeno riesco ad uscirci. Boh, dovrebbero bastare. Che poi com'è che si chiamano? Polvere di luminite. Andiamo a vedere nella crafting cosa si può fare con questa polvere di luminite, a parte quei cubi luminosi. Allora, con sto quarzo possiamo fare un blocco di quarzo. Penso che si può fare solo questo blocco luminoso che si chiama luminite, dove potremmo mettere questa luminite. Qui all'entrata si potrebbe mettere. Ci sta, secondo me. Mettiamo ancora un cubo del Nether e poi mettiamo una luminite qua sopra. Lo lasciamo così. Adesso io farei una specie di cascata, come dire, di cubi che scendono giù. Al posto dei blocchi di roccia del Nether mettiamo la luminite. Mettiamo uno qua e uno qua. Adesso andiamo a farci altri cubi di luminite. Mi sono un po' inculiato perché devo fare tutto il giro. Ora poi qui andiamo a metterci ancora un paio di luminite. E dopo vediamo insomma come ci sta. No, non mi piace. Qui intanto facciamo un po' più in qua. Questa la togliamo. Qui anche togliamo sta roba e mettiamo piuttosto così. Rimettiamo un altro blocco del Nether. Adesso proveremo a fare una cosa, però prima voglio sistemare sto porca miseriaccia di posto qua a fianco perché mi fa un po' cagare. Toglierò questa, questa. Quella la posso anche lasciare. Però qua non è che mi piace, sinceramente. Un cubetto qua. È sempre non mi piace. Allora facciamo così. Tolgo questo e facciamo più lunga questa luminite qua sotto. Facciamo così, così, così. Secondo me così è meglio. Adesso proviamo a fare una roba. Andiamo a prendere un secchio e proviamo a prendere delle lava. Facciamo ancora un secchio che non si sa mai. Andiamo a prendere sta lava. Però prima di prendere altra lava, sinceramente voglio fare un esperimento e se viene bene. Proviamo a mettere la lava e vediamo se funziona sta cascatella di lava. Figo, mi dà tanto da Nether. Adesso, ma sinceramente da questa parte non farei la cascata di lava, la lascerei qui e andrei a mettere i funghetti. Allora mettiamo uno qua, uno qua. Oh, cazzo fai? Fila, dei fila. Un fungis qua. Questi due blocchi sinceramente mi fanno un po' schifo. Tolgo e piuttosto metto qua la terra e anche qua e qui anche sinceramente, secondo me ci sta di più. Qui tolgo. Ok, secondo me è meglio così. Adesso tanta roba.
Io direi che per il momento è veramente figo, così come è venuto. E sinceramente l'esplorazione del Nether ve la porterò in un altro episodio, perché già così penso che l'episodio sarà abbastanza lunghetto. E poi nel prossimo episodio vi porterò l'esplorazione del Nether, cercheremo di trovare la fortezza. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da non perdervi i prossimi video. Lasciate un bel like di supporto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Qui da Andry è tutto.